Oggi vi parlo di uno strumento di scrittura un pochino particolare. Non è la solita stilografica, ma anche chi usa le stilografiche potrebbe aver bisogno, benché lo neghi sempre, l'appassionato negherà sempre di usare altri strumenti di scrittura se non la propria stilografica, ma ci sono momenti in cui, ahimè, la stilografica purtroppo non basta. Quando? In diversi momenti. Dice, ma succede spesso? No, per fortuna non succede spesso, quindi ma in situazioni particolari. Per esempio, potreste avere problemi ad oltre i 10.000 metri di altezza, dice, perché si vola con l'aereo, qualcuno di noi continua a farlo ogni tanto. Meccanici, riparatori, chi per esempio ha le mani sporche sempre di grasso, di olio in situazioni particolari, i sub, dice, perché ci sono, sì, ci sono anche i sub. Allora, questa qui è una stilografica, in realtà è una penna usata, è nata e progettata per essere usata nello spazio, quindi dagli astronauti. Ma la Fisher Space Pen ha, diciamo, diversi modelli. Questa è la Bullet, perché la vedrete è veramente piccola, ma in grado di proporsi al meglio. In questa confezione c'è tutta la storia. Finalmente anche in italiano, una delle poche volte, quindi parla del 1946, quando Paul Fisher divenne un fornitore di parti dell'azienda Reynolds Pen, il primo produttore di penne a sfera. Non vi voglio annoiare, tenete presente che avrete a disposizione poi tutto un commento. Allora, sappiate una cosa: primo, perché bisogna parlare di questa penna? Lo siamo obbligati perché, ahimè, spesso e volentieri chi usa le stilografiche è un pochino bugiardino e quindi dice di non usare mai le penne a sfera. Ecco, nel caso particolare questa stilografica è veramente un piccolo gioiello, perché è piccola ma diventa grande. In questa confezione ha la sua custodia in pelle, come vedrete, quindi ve la potete portare veramente da ogni parte. E il cuore, eccolo qui, con il suo logo. Chi è pignolo, sappiate una cosa: questa è una recinzione semiseria, nel senso che faremo una parte, che questa qui semiseria, poi ci sarà una parte molto professionale con la voce in sottofondo e poi ci saranno le prove pratiche. Ecco, perché poi se andiamo a vedere, a parte i modelli della Fisher Space Pen, il motore di questo strumento di scrittura è questo refill pressurizzato, ed è questo che poi ve ne accorgete anche dal costo. Quando andate a comprare il refill, state sereni, ha un suo costo, ma inferiore a quelli della Mont Blanc e di tanti altri di grido, specie su Amazon ci sono delle offerte. Allora, non vi voglio, la parte storica la faremo dopo. Come scrive questo? Vedete una cosa qui? Io quasi quasi lo farei subito, ma no, dai, proviamo un attimo a vedere come scrive. Togliamo questa. Allora, come scrive? Scrive normale. Diciamo, se la usate tutti i giorni sulla carta, io dico non la usate perché ci sono penne non tanto migliori, ma magari leggermente più economiche. Se invece non ve ne frega tanto di spendere ogni volta una decina di euro per il refill, allora questa è la vostra penna ideale. Perché? Perché ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua, dai. Allora, c'è pure, la buttiamo qui. Allora, immergiamo. È scritta, c'era già scritta con stilografiche. Ma la penna, come vedete, non è che scrive di più,
scrive e non ha problemi di scrittura di nessun genere. Vedete? Sott'acqua, non c'è penna. La carta si sta sfaldando, ma lei continua a scrivere. Eccola qua. Non so se la riesco. Dietro c'è un inchiostro, diciamo, resistente all'acqua. Voi mi direte, vabbè, ma tutto questo? Tutto questo. Allora, innanzitutto, l'acqua l'avete vista, eh? Questa era, diciamo, vabbè, ma scrive proprio dentro l'acqua. Andiamo a vedere con l'olio di canapa che cosa succede, quindi una sostanza oleosa. Non ne usiamo tanto per non stare a sporcare più che altro. Allora, dai, buttiamo tutto qui, una schifezza, eccolo qua. E scrive pure dentro l'olio, ragazzi. Cioè, qui potete essere un macchinista, un motorista, e comunque scrive. Almeno credo. Con l'olio a scrive meglio sott'acqua che sull'olio, ma non per questioni. Andiamo anche da quest'altra parte. E poi riparte. Si può interrompere un pochino. Qui siamo su una superficie oleosa e ha sicuramente delle incertezze, ma questa non ve l'ha mai fatta vedere nessuno, questa prova, eh? Perché sull'olio, però olio motore, olio aereo, eh? Vabbè, ragazzi, le prove pratiche le abbiamo fatte. Devo dire con tutta sincerità, quanti di noi capiterà di scrivere dentro all'olio le cose, no? Su fogliettini di carta. Ragazzi, ho provato anche col sangue di un amico mio e funziona anche con su macchie, diciamo, ma stai proprio esagerando, Riccardo, dice, peggio di te non so chi c'è. Hai ragione, questo era il foglio che avevo scritto sui vari canali, lo tengo da conto, ma proviamoci, dai. Abbiamo fatto un macello come al solito, no? Allora, penna di in questo modello di dimensioni minuscole, ma che si può appunto benissimo allungare, va incappucciata per mani piccole, si può anche scrivere così, ci si riesce, però insomma l'ideale a sto punto è veramente utilizzarla col cappuccio. Mi piace nella confezione così con il minimalista, senza, vedete, senza clip, senza niente. Un'ottima penna per tutti quelli che hanno bisogno di scrivere sempre e comunque. Per chi invece, come certi abruzzesi, amici miei, che invece stanno attenti al soldo, e allora no, ragazzi, cioè trovate un'alternativa, ce ne sono tante, vi comprate per spendere poco la Parker Jotter, no? Io ho qui addirittura la mia Faber-Castell, che è veramente economica, la Polyball, ci piazzate qualunque refill a gel, non dovete usare per forza il Faber-Castell, potete usare il Parker Gel, quello che vi pare. Va bene, ragazzi, per il momento ho fatto pure troppo macello qui, cioè, passano 10 minuti solo per ripulire tutto quello che ho combinato. La Fisher Spice Pen, prodotta appunto dalla Fisher Spice Pen Company, è una penna a sfera pressurizzata e utilizzabile in assenza di gravità. È la prima penna a essere stata utilizzata nell'esplorazione spaziale. Inizialmente impiegata per le missioni Apollo condotte dalla NASA,
è oggi utilizzata a bordo di ogni volo spaziale con equipaggio. La sua storia ha avuto inizio nel 1948 nella San Fernando Valley, quando Paul Fisher fondò la Fisher Pen Company. Nel 1953 inventò una cartuccia universale che era utilizzabile per ricaricare la maggior parte dei modelli di penna a sfera in commercio all'epoca. Questa invenzione ebbe molto successo sul mercato. Nel 1965 Fisher investì circa $1 milione per lo sviluppo e la produzione della AG7, Anti-Gravity Set, appunto Fisher Space Pen, una penna sfera provvista di una cartuccia sigillata e pressurizzata, brevettata, capace di scrivere in assenza di gravità, sott'acqua e a temperature estreme. Lo sviluppo della penna fu problematico perché l'inchiostro fuoriusciva dalla punta per via dell'alta pressione all'interno della cartuccia. Nello stesso anno però Fisher trovò una soluzione che secondo le sue dichiarazioni gli era venuta in sogno, cioè usare una piccola quantità di colofonia per fermare la fuoriuscita di inchiostro. Fisher offrì subito la sua penna alla NASA, che inizialmente esitò per via delle controversie avvenute in precedenza per l'acquisto di 34 matite meccaniche prodotte da un'altra azienda per le missioni Gemini e costate più di $4.000. Ma nel 1967, dopo rigorosi test durati 18 mesi, la NASA accettò l'offerta di Fisher e ordinò 400 penne per circa $2.400. Nel 1968 la AG7 Fisher Space Pen venne utilizzata per la prima volta dalla NASA nella missione Apollo 7. Successivamente anche l'Unione Sovietica ordinò 100 Fisher Space Pen e 1000 cartucce di ricarica e dal febbraio del 1969 le penne vennero utilizzate nei voli spaziali a bordo della capsula Soyuz. Nel 1976 la compagnia si trasferì in un nuovo stabilimento produttivo nella città di Boulder City in Nevada. A fine anni 70, per il programma Space Shuttle, la Fisher Pen Company sviluppò un nuovo modello di Space Pen, la CH4, e il 12 aprile 1981 la penna debuttò a bordo del Columbia STS-1 e da quel momento in poi fu usata per tutte le missioni dello Space Shuttle. Nel 1986 la compagnia cambia nome in Fisher Space Pen Company e negli anni successivi introdusse nuovi modelli di penne pressurizzate che vennero utilizzate, oltre alle missioni spaziali, anche per spedizioni sul Monte Everest e in alcuni incontri istituzionali. La AG7 Fisher Space Pen è una penna sfera retrattile dotata di una cartuccia sigillata ermeticamente, pressurizzata con azoto a circa 3 atmosfere. È in grado di scrivere con qualunque angolazione su un vasto numero di materiali, su superfici oleose, sott'acqua, capovolta, a temperature estreme, che vanno dai meno 35 gradi Celsius ai 121 gradi Celsius e in assenza di gravità. L'inchiostro immagazzinato nella cartuccia è un gel semisolido che si liquefà quando è sottoposto all'azione di sfregamento con la sfera posizionata sulla punta ed è in grado di scrivere approssimativamente per 4,5 km. La penna ha un peso di 22,7 grammi e una lunghezza di 13,2 cm, con un diametro di 1,3 cm. Storie su questa penna sfera ce ne sono veramente tantissime. Alcune sono leggende, altre sono realtà. Però insomma c'è veramente tanto e ora non vi voglio annoiare, le ricerche ve le potete fare serenamente e tranquillamente guardando su Wikipedia, da cui ho tratto la maggior parte di queste notizie. Che dire, parere personale, guardate, la penna è carina, tutto sommato se la prendete a un buon prezzo vale la pena. Se non amate le stilografiche
o se le amate, ma avete bisogno in certi momenti particolari, in aereo, in macchina, quando la temperatura raggiunge i 40 gradi, per lavoro. Io l'unica accortezza che vi dico, portatela sempre appresso. Vi ho fatto vedere anche quanto è caruccio il suo portapenne in pelle. Spesso, magari, un altro consiglio che vi do, portatevi pure appresso un'eventuale ricarica, un refill di sostituzione, di riserva, perché il rischio è che lo finite e non ve ne accorgete, a differenza delle stilografiche, più o meno ve ne accorgete, cioè avete sempre la possibilità di cambiare magari la cartuccia. Ecco, abbiate sicuramente, è una penna da portare mi viene da ridere agli esami, però portatevi comunque una penna di riserva, comunque, perché gli strumenti di scrittura possono deteriorarsi all'improvviso. Quindi da consigliare dipende, insomma, dipende dalle situazioni, però veramente l'ho provata e mi porto appresso la mia Faber-Castell Loom sicuramente, ma c'è sempre uno spazio anche per questa, perché l'unica cosa, non ve la perdete, perché veramente regalate un piccolo tesoro, non tanto economicamente, ma la incomincerete ad apprezzare, la farete vostra, insomma. Una cosa che io ho fatto è che ogni tanto, devo dire, voi magari non tutti lo devono fare, non è consigliato, ma io certe volte la uso con un altro refill. Questo perché? Perché non sempre ho diciamo, soldi da spendere, non sempre voglio dire, mi devo imbarcare, no, in soluzioni estreme, e allora se devo scrivere normalmente in una situazione così, sto a casa, no, allora ci metto un refill generico, ce ne sono, vengono venduti, l'importante è che rispettiate la dimensione del vostro modello. Sappiate che non c'è un unico modello di questa penna, ce ne sono tanti, io ve ne ho fatto vedere uno, ma quello ufficiale, appunto, ve l'ho detto qual è, quello che vola nello spazio, ma in realtà usa lo stesso refill, non vi preoccupate. Comunque la mia è la versione quella minimalista, bullet, la Fisher Bullet Spice Pen, però vi ripeto, ce ne sono tanti, e a seconda delle vostre esigenze. Ho parlato pure troppo questa volta, un abbraccio, vi voglio bene, e stavolta non so neanche se salutarvi col mio solito saluto, Faber-Castell a tutti, un abbraccio ragazzi.